Paul Cle, 1879-1940. Il Prigioniero, 1940. Olio su tessuto. L'opera è una rappresentazione astratta di sentimenti che ruotano attorno all'idea della prigionia. Il colore è steso direttamente su un pezzo di iuta, la stoffa tipica dei sacchi, i cui margini sono rimasti irregolari e sfilacciati. Una forma semicircolare rappresenta il volto sgomento del prigioniero circondato da una minacciosa ragnatela di grate di ferro. Spesse linee nere, irregolari, curve e spezzate. Si intersecano fra loro. Le forme create dai tratti neri sono geometriche, come il semicerchio del volto o gli spazi quadrangolari fra le sbarre. Un unico colore freddo, il blu, crea lo sfondo ed è ravvivato da leggere tracce di bianco. La superficie è quella di una ruvida tela dalla trama molto grossa. Il colore ad olio, penetrando nelle fibre del tessuto, lo ha reso rigido. Su questo, una volta asciutto, l'artista è intervenuto con alcuni tratti di pastello bianco, che ne accentuano la trama. La texture qui coincide con i segni dell'artista, cioè con le tracce nere. Il significato espressivo più drammatico è la rassegnazione, cioè l'assenza di speranza. L'accenno di chiarore sul volto e fra le sbarre evoca il gelo della solitudine. La freddezza del colore blu e l'essenzialità dei segni neri attorno al prigioniero rafforzano l'idea della tristezza, della costrizione e della chiusura. Paul Klee, 1879-1940. Paul Klee è stato un pittore tedesco esponente dell'astrattismo, nato in Svizzera da padre tedesco e madre svizzera. Egli considerava l'arte come un'idea della realtà e non come una semplice riproduzione visiva. Nelle sue opere, quindi, la realtà è trasfigurata, essenziale e talvolta ridotta soltanto a linee. La ricerca artistica lo porta a scegliere supporti sempre nuovi, che vanno dalla tradizionale tela al vetro, alla stoffa, alla tela di sacco e a cartoncini di ogni qualità o spessore.